Diego, allora sei mancato molto all'Inter, ti chiediamo subito quando pensi di rientrare. Non lo so, dobbiamo aspettare, stiamo facendo bene l'allenamento e dobbiamo aspettare decisioni dal dottore e del mister. Quanto mancherà più o meno, insomma? Non lo so, adesso abbiamo arrivato a 2 mesi, oggi è tutto che noi abbiamo fatto di recuperazione è stato bene, dobbiamo aspettare. Diego, hai visto la partita del Milan oggi? Hai visto quanti punti? No, non ho visto niente di partita oggi. Oggi mi ho rilassato, contento della partita da ieri che abbiamo vinto, ma ieri, oggi no. L'unica partita ieri dopo la partita nostra, Madrid e Barcellona, ho visto. Diego, hai visto dei segnali nella partita invece dell'Inter di ieri che ti possono far sperare in un risveglio, in un cambiamento della stagione? No, non ti ho capito, scusa. Hai visto dei segnali che ti possano far sperare in un risveglio dell'Inter contro la Fiorentina? Cose positive dell'Inter, che ha fatto cose positive ieri intanto. Da ieri no, che abbiamo vinto, quello dei 3 punti sono più importante da tutto. La squadra ha giocato bene contro una squadra forte come la Fiorentina e questi 3 punti sono più importanti. Quali squadre sono candidate per lo scudetto secondo te? Adesso Milan, Juve, Lazio, Vicino, Napoli sono una squadra forte, noi dobbiamo continuare così, questo è lungo e dobbiamo continuare a vincere per arrivare a questa posizione subito. No? Quanta fatica fa Ranieri a frenare la tua voglia di tornare in campo? La tua domanda di oggi? Quanta fatica fa? No, sì, tantissima perché sono arrivato qui, ho giocato 4-5 partite in un momento buono dall'Inter e speriamo di ritornare subito, ma ritornare bene. Sì. Ma è più facile col Cesena o col Genoa? No, sono tutte partite difficili. No, che tu rientri. Ah, non lo so. Non sai proprio. No, non lo so. Diego, tu eri venuto in un Inter che aveva vinto tutto, il triplete e quant'altro. Adesso invece è un po' in difficoltà. Che cosa è successo secondo te? Come si esce da una situazione del genere? Sì, lavorando troppo forte, più da quello che abbiamo fatto prima che non è stato bene, e continuare lavorando, che c'è grandissimi giocatori con grande qualità e l'unico del lavoro. E si può vincere ancora? Dobbiamo vincere partite e partite e dopo vediamo alla fine della stagione. L'ultima sulla serata, facciamo. Tu dico, conosci Zanetti, la fondazione? Sì. Quindi che serata è per te? Sì, bellissima, no? Sempre questo che Pupi sta facendo da tanti anni, quello è bellissimo e da noi possiamo venire qui e aiutare, sempre buono.